Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto vi volevo presentare una nuova rubrica che si chiamerà Question and Answer, molto semplice, cioè domande e risposte, dove voi nei commenti o su Facebook potete farmi delle domande e io ogni lunedì e venerdì, poi insomma vedremo un po' se modificare questi giorni, comunque di base ogni lunedì e venerdì risponderò alle domande che mi avete fatto con una sorta di video risposta dove appunto esaudirò tutte le vostre curiosità. Annunciata questa nuova rubrica che ci sarà sul mio canale, potete anche rispondermi su Instagram dove volete. Volevo parlare di quello che è successo invece ieri sera a Sky con la lite tra Lena Dani e l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Allora, per chi non ne fosse a conoscenza, innanzitutto vorrei riepilogare brevemente cosa è successo. Lascio in descrizione comunque un video dove potete vedere voi stessi quello che è successo. Comunque, in poche parole, è successo che Allegri non ha preso bene delle critiche di Adani, non ha saputo rispondergli ed ha cominciato ad offenderlo un po' sul personale. Fermo restando che Adani, come commentatore, può piacere o non piacere, a me piace perché vive le partite con un certo trasporto, secondo me si intende anche di calcio, quindi è un commentatore che piace, però il gusto dei commentatori è soggettivo, dipende da persona a persona, quindi a me piace, a te può non piacere. Non è questo il punto. Secondo me comunque Radani ha pienamente ragione perché ha chiesto all'allenatore della Juventus Allegri come mai la sua squadra, pur essendo nettamente la più forte in Italia, comunque domina sotto il profilo dei punti, ma sotto il profilo del gioco lascia sempre molto a desiderare. E questo, secondo il commentatore Sky, magari dà problemi anche in Europa, dove trovi squadre più forti nel campionato italiano e dove a volte non bastano i campioni per vincere le partite, ma bisogna avere anche un gioco di un certo tipo. Ed ha chiesto Allegri come potrebbe semplicemente fare per migliorare questo gioco. Una domanda tranquilla, senza particolari, insomma, cose negative, frecciatine ad Allegri. Allegri, molto stizzito, ha risposto che lui che parla in televisione è un tattico, che il calcio lo conosce solo da libri, quando in realtà comunque come calciatore è stato molto più forte da anni di Allegri, ha collezionato anche qualche presenza in nazionale, cosa che Allegri da buon giocatore mediocre non ha fatto. E quindi, insomma, questo attacco ingiustificato da Dani è stato brutto. Dani ha cercato di controbattere, secondo me giustamente, per difendere la sua persona e la propria dignità. E Allegri addirittura gli ha detto: stai zitto, non capisci nulla di calcio. Ecco, a me sono cadute le braccia. Che a un personaggio del genere, che sarà l'allenatore di chi vuoi te, venga consentito di togliere il diritto di parola a una persona. Per me è una cosa che non esiste, è una cosa mussoliniana ed è una cosa che non va bene. Quindi io inviterei anche Sky a farsi sentire a difendere il proprio commentatore, ma non lo farà mai perché anche Sky, come tutte le televisioni, servono del potere ed è una cosa vergognosa. Quindi il signor Allegri la passerà liscia. Però ho apprezzato molto la risposta di Nani che gli ha detto: stai zitto, lo dici a tuo fratello. È stato veramente. O tua sorella, non mi ricordo se tuo fratello o tua sorella, comunque una cosa del genere. È stato veramente fantastico. Mi ha fatto scompisciare dalle risate. E quindi complimenti ad Aniche perché oltre ad essere secondo me un grande commentatore, ripeto, è una cosa soggettiva, a me però piace molto, è anche una persona, e questo anche se non piace come commentatore, secondo me dovete riconoscerlo, è comunque una persona che non si fa condizionare da quanto è potente una persona e sa fare anche domande scomode a personaggi che contano. Quindi, chapeau della Dani. Massimiliano Allegri fa un bagno di umiltà perché avrà vinto anche diversi campionati di fila, però facile con quella Juve lì. Io mi ricordo ancora il campionato che non sei riuscito a vincere al Milan, avendo a disposizione Thiago Silva e Ibrahimovic, mentre un certo Antonio Conte con la Juventus giocava Estigarribia e Joaquín davanti. Quindi Allegri fa un bel bagno di umiltà perché anche questo serve per essere un grande allenatore e soprattutto serve per essere un grande signore. Un saluto a tutti, aspetto tante domande per il prossimo Question and Answer e ci vediamo nel prossimo video.